Il redditometro è qualcosa di inaccettabile dentro uno Stato che non sia uno Stato di polizia tributaria. Ci dicono, come dicono per l'IMU, ma l'avete fatto voi. Non è vero niente, IMU. L'IMU era la volontà di raccogliere in uno tutte le imposte, le tasse che vanno ai comuni. Ma dentro queste imposte e tasse non era assolutamente prevista un'imposta sulla casa. Quindi menzogna della sinistra. Redditometro, è 30 anni che esiste il redditometro. Noi abbiamo elaborato un ammodernamento del redditometro stesso, ma poi siamo stati colti da molte perplessità e non siamo passati alla messa in funzione del redditometro, cioè ai regolamenti di attuazione. Monti è arrivato, ha proceduto con un decreto legge a metterlo in funzione e soprattutto è stato trasformato in uno strumento che non tende all'accertamento dei redditi sulle spese reali di una famiglia, ma tende all'accertamento sulla base di parametri tratti da rilevazione demoscopiche, per esempio dall'Istat. Nel centro di Roma una famiglia, se ha un appartamento come lei, non può guadagnare meno di X. Tutto presunto, e questo presunto va dentro nell'accertamento. L'accertamento è indiscutibile. Per impugnare l'accertamento devi versare un terzo della tassa prevista, ti devi inoltrare in un processo fiscale che dura dagli 8 ai 12 anni, devi pagare fior di avvocati, quando arrivi alla fine, anche se hai ragione, ti sono costati di più gli avvocati dell'imposta che hai risparmiato. Questo è veramente uno stato di polizia tributaria, esattamente il contrario di come noi pensiamo debba essere lo Stato italiano.